8 e 17 minuti di martedì 20 febbraio 2024. È Jennifer Lopez a introdurre Giuseppe Carrieri, vice coordinatore cittadino di Forza Italia. Buongiorno. Sono un po' imbarazzato dopo Jennifer Lopez, è dura sentire me. Infatti, tra l'altro, è la prima volta che la vedo con la cuffia, nel senso così. Quindi cambiare per migliorare, diceva Aristotele. Oggi abbiamo cambiato. Ecco, un cambiamento che cambiare per migliorare è lo slogan che state portando avanti con Forza Italia. Forza Italia che, lo ricordiamo, nell'ottica proprio di queste elezioni amministrative, a conclusione di questi 10 anni/20 anni di centrosinistra, a conclusione o no lo vedremo, però diciamo sicuramente dopo i 5 anni, gli ultimi 10 anni anzi, di amministrazione De Caro, ha fatto un po' il punto della situazione con dei gazebo, dei questionari che sono stati sottoposti ai cittadini, perché poi tutte queste cose qui, i nomi, i candidati, hanno un po' francamente scocciato, e quindi giustamente si inizia a parlare, si cerca di parlare un po' di temi. E il giudizio dei cittadini sui servizi offerti dal comune di Bari sono stati raccolti all'interno di questo questionario che è stato sottoposto in vari quartieri della città, in alcuni punti nevralgici. Noi ci siamo visti vicino ai mercati, nelle piazze, e insomma, che cosa è emerso da questi cittadini, quali sono le criticità maggiori della città secondo il questionario che avete sottoposto ai cittadini? Purtroppo sono tutti i servizi che hanno un giudizio scadente da parte dei cittadini. Dalla sicurezza, solo il 5% ritiene che il servizio sia adeguato, la polizia solo il 7%, i servizi amministrativi, cioè le carte d'identità, il rilascio di permessi di costruire, il 7%, il trasporto pubblico va un po' meglio, il 10% ritiene soddisfacente il servizio, le tasse micidiali, il 4,5% ritiene soltanto che siano adeguate e proporzionate, così strade e viabilità, un altro tema molto molto sentito, sono i marciapiedi, le strade assolutamente non asfaltate, l'8% soltanto ritiene che siano i servizi fatti bene, il verde pubblico anche tra qui. Su strade c'è stata una telefonata di un ascoltatore che poco fa ha detto come sia caduto proprio nei pressi del primo municipio per un marciapiede sconnesso. Sì, è un tema molto sentito, così il verde pubblico, e infine anche l'offerta culturale va un po' meglio, pare che sia soddisfacente, il 10% ci ha detto che sono soddisfatti, ma mi ha anticipato una domanda, perché ovviamente è normale, il rappresentante un po' Forza Italia, mi aspettavo un po', però poi sono dei giudizi dei cittadini. No. Io vorrei dire questo, noi siamo stati da novembre... Cioè, ci sono state le cose positive che sono state raccolte? L'ha detto, quella è l'offerta culturale. L'offerta culturale è andata meglio di tutti, insieme anche al trasporto pubblico, che soprattutto in periferia viene ritenuto abbastanza soddisfacente. Ma noi, voglio dire, che abbiamo fatto questo proprio per sentire veramente qual è il sentiment dei cittadini. E i cittadini, siamo stati proprio appunto nei mercati, vogliamo sentire proprio la gente, quella verissima, e quindi noi da novembre a febbraio abbiamo fatto i gazebo nei mercati, 1500 persone, 50 volontari che hanno intervistato le persone, e siamo stati lì con un questionario, lo abbiamo fatto bene perché volevamo capire se noi eravamo sintonizzati con la città, e devo dire che c'è stata una differenza rispetto a quello che noi pensavamo. Ovviamente la battuta me la concede soltanto sul fatto del rappresentare Forza Italia, quindi non mi aspettavo risultati positivi su quella che poteva essere la gestione, ma ovviamente era soltanto una battuta. Anche perché poi, siccome ne abbiamo viste tante nel corso degli anni, abbiamo ricordato le elezioni di 5 anni fa, insomma, in cui c'era Dirella che era candidato del centrodestra. Ma noi in questo momento avevamo bisogno di raccogliere dei dati. Abbiamo cominciato, diciamo, la nostra, tra virgolette, campagna elettorale, affiggendo dei manifesti in città, abbiamo scritto che per noi le priorità sono la Bari pulita, la Bari sicura e la Bari ordinata. Mentre sulla Bari pulita e la Bari sicura siamo sintonizzati con i baresi, crediamo, sulla Bari ordinata no, perché dovremmo mettere sui manifesti la Bari asfaltata, perché ripeto, è la viabilità, sono i marciapiedi quello che più di tutti i cittadini sentono come un problema non risolto dall'amministrazione comunale. Abbiamo un ascoltatore in linea, ricordo i numeri per intervenire in diretta, è caduto, comunque ricordo i numeri per intervenire in diretta, 0850146 68 per le vostre telefonate, 0850199 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Tema sicurezza, perché questo è un tema su cui, soprattutto sotto lezioni, torniamo tra pochissimo perché abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, un saluto all'ospite. Visto ovviamente in maniera scherzosa il
Di queste non si sente bene. Dicevo, visto il disastro venuto fuori da questi questionari, sì. Cioè siamo in una città, lo sbaglio, io premetto che non sono un elettore di sinistra, però cioè, poi estremizzare poi diventa di concreto oggi. Cosa presenta il centro? Perché qua stiamo parlando di problemi, all'improvviso escono fuori tantissimi problemi, ma di concreto poi cosa facciamo? C'è una domanda banale, penso. Allora, credo, voglio provare a interpretare la domanda del nostro ascoltatore che dice, va bene, sì, ci possono essere difficoltà, ammesso che effettivamente sia questa percezione sia corrispondente rispetto a quella che è la situazione in città, ma l'alternativa da un punto di vista della proposta, sì, qual è? Perché le tematiche sono tante, sì. Però che cosa si può fare di diverso rispetto a quello che è stato fatto? È assolutamente corretta, però noi dobbiamo partire dalla diagnosi, deve essere precisa. Se noi pensiamo che i problemi della città sono alcuni e diamo delle soluzioni, evidentemente non siamo sintonizzati con la città. Quindi la prima cosa è avere la diagnosi precisa, e l'abbiamo avuta. La terapia noi l'abbiamo proposta e la proponiamo da molto tempo, per esempio sulla sicurezza urbana. Innanzitutto abbiamo detto che per noi l'assessorato alla sicurezza urbana con un assessore competente e preparato sia la prima cosa. In questi 10 anni l'assessore alla sicurezza urbana non c'è stato e il sindaco ha fatto anche l'assessore alla polizia urbana. 2, abbiamo detto che i vigili urbani devono presidiare e controllare il territorio. Ci sono 600 vigili. Quindi più competenze ai vigili in buona sostanza, no, da quel punto di vista. I vigili devono avere una indicazione politica, devono controllare, fare prevenzione sul territorio. Le multe sono una parte della loro attività, non sono l'attività principale dei vigili. Terza cosa, noi abbiamo, grazie a Dio, ora la tecnologia, la videosorveglianza del territorio comunale deve essere puntuale, ovviamente poi non dobbiamo soltanto mettere telecamere, ma qualcuno che anche le veda e faccia intervenire le pattuglie dei vigili urbani. Ovviamente tutto questo in sinergia con le forze dell'ordine, ma il comune di Bari ha, tra virgolette, un esercito di vigili che deve utilizzare per risolvere il problema della sicurezza, che è il primo problema di questa città, non secondo noi, secondo i cittadini che abbiamo intervistato. Questo per la sicurezza, poi se volete vi do anche le altre soluzioni. Allora prendiamo un'altra telefonata e poi vediamo sugli altri temi. Buongiorno. Sì. Buongiorno, senti, volevo fare solo una questione tecnica. Sul web la radio non si sente, devo avvisare i signori tecnici. Sì, credo che ci sia qualche problema con lo streaming, per cui grazie comunque della telefonata, ha fatto bene a dircelo, ma mi sembra di capire che ci sia qualche problema tecnico con lo streaming. Stiamo cercando di risolverlo, grazie comunque della segnalazione. Dicevamo invece, per quanto riguarda proprio gli altri temi, esatto, le altre criticità, gli altri temi su cui avete delle soluzioni che volete proporre. Assolutamente sì. Per esempio, viabilità, marciapiedi, le strade e così via. Noi riteniamo che l'idea dell'amministrazione comunale di investire 220 milioni di euro per fare una strada che va dal porto all'autostrada e velocizzare i trasporti di pochi minuti dei tir dall'autostrada al porto, un investimento di 220 milioni sia un investimento sbagliato. Noi vogliamo prendere queste somme e investirle sulla manutenzione stradale. Con 220 milioni noi rifacciamo quasi tutte le strade di Bari e li facciamo diventare quasi un tavolo da biliardo e cominciamo a investire per rifare integralmente i marciapiedi che sono fermi agli anni 70. Quindi noi abbiamo le risorse che vengono ora investite per fare una sola strada dal porto all'autostrada. Noi invece vogliamo investire quelle risorse in tutta la città per consentire alla città di avere finalmente la possibilità di avere una manutenzione urbana che non esiste. I soldi ci sono, vengono spesi in questa maniera piuttosto che nella maniera che dico io. Terza e ultima cosa sulla pulizia. Abbiamo detto in mille occasioni che noi siamo fortemente contrari al sistema di raccolta stradale dei rifiuti con i cassonetti, perché i cassonetti sono un attrattore di rifiuti, non fanno fare la raccolta differenziata e sporcano la città. Noi intendiamo fare un sistema misto di raccolta dei rifiuti, ma soprattutto incentivare economicamente i cittadini a fare la raccolta differenziata, perché il comune con la plastica, il cartone
e il vetro incassa dei soldi che deve restituire ai cittadini, perché se fanno la raccolta differenziata noi evitiamo di confer in discarica rifiuti, porta a porta sì o porta a porta no, perché noi, questo Fratelli d'Italia ha detto chiaramente che sono contrari a porta a porta. La raccolta dei rifiuti basta eliminare quella stradale, possiamo fare mille soluzioni, possiamo fare le compostiere di comunità, le compostiere domestiche, i cassonetti interrati, possiamo fare il porta a porta dove è possibile, c'è un mix di soluzioni, ma soltanto delle città ormai più sottosviluppate del mondo c'è il cassonetto sgangherato e di metallo a vista. Questo non è possibile. I cassonetti interrati a scomparsa sono un'altra soluzione, dove è impossibile fare le compostiere piuttosto che la raccolta porta a porta, piuttosto che altri sistemi che possono essere utilizzati. Ma l'ultima cosa è usare la città come una discarica, perché quei tre di cassonetti sono una discarica a cielo aperto e non ce lo possiamo permettere, perché danno un senso proprio di sporcizia e danno un senso di degrado urbano. Grazie, allora andiamo avanti. Altra telefonata. Buongiorno, una gentilezza, io abito sulla via Re David e ho parlato tante volte in televisione con loro per quanto riguarda la via Re David da San Marcello in giù. Tutti i marciapiedi sono rotti dal lato sinistro scendendo, ma tutte le volte non hanno ascoltato mai nessun partito. Dal 1970 che ci abito, sono cadute tante persone, anch'io insieme agli altri, però è inutile che uno parla, le trasmissioni poi non vengono appunto eseguiti. Hanno messo una pista ciclabile di fronte all'ingegneria sull'altro marciapiede con la linea blu che noi non possiamo posteggiare. Allora hanno sistemato la strada via Gesulpiano, hanno fatto tutto l'asfalto, ma perché non fare le cose veramente come si devono fare? Quando noi parliamo in televisione le diciamo, mi sono stancata anche di chiamare per quanto riguarda la luce che ci accendono alle 6 del pomeriggio, sono 5-6 volte che chiamiamo per quanto riguarda questo, che buio, non possiamo scendere, che abbiamo paura perché i nostri marciapiedi sono tutti rotti, c'è la scuola Re David, c'è l'università, hanno alzato un palazzo nell'ingegneria, tra parentesi, che ci hanno messo delle barre dorate, da verde, gialle, rosse, che riflette sul nostro palazzo e il calore d'estate si muore, ho anche parlato con uno di loro, ma non mi hanno detto, sì signora, vedremo, cercheremo. Ma tanto, ecco perché poi chiaro, uno si stanca. Chiaro. Possiamo capire bene la frustrazione della signora, che tra l'altro si trova riscontro un po' in quello che è. Allora, questo sentimento è un sentimento che noi ho percepito io personalmente, che sono stato nei gazebo. Ovviamente le persone giustamente hanno zero credibilità nei confronti di chi si propone ad amministrare la cosa pubblica, di chi si propone a fare politica. Hanno ragione. Ma purtroppo posso dire solo questo, ma da 20 anni questa città non è amministrata da altre persone se non da alcune, quindi insomma è difficile poter dare una risposta se tu insomma non hai mai avuto la possibilità di gestire e di amministrare la cosa pubblica. È molto difficile rispondere a questa domanda. La cosa che io ho e noi abbiamo assolutamente rilevato è questa totale e assoluta mancanza di fiducia in chi si propone come amministratore o politico, perché ovviamente le persone hanno sentito tante volte le stesse parole, hanno sentito tante volte le stesse promesse e poi si ritrovano appunto con il marciapiede sotto casa. Ma io purtroppo non posso essere responsabile di chi ha amministrato questa città per 20 anni, non è sicuramente colpa mia. Ovviamente poi le urne diranno se effettivamente c'è quale sia il riscontro poi di perché poi succede spesso così. Le urne purtroppo non so che esito ci danno. Io ho guardato qualche settimana fa gli ultimi dati delle comunali di Bari. Noi abbiamo il primo partito della città, che sono le persone come la signora forse che ha chiamato, che non vanno più a votare. Noi abbiamo su 240.000 votanti 100.000 persone che non vanno a votare, quindi è un dato sfalsato anche quello di poi vediamo chi vince, perché il primo partito di questa città sono le persone che ormai non vanno più a votare, non credono più a niente e non credono che i problemi possano essere risolti da chi gli propone soluzioni. Questo è giusto, questa è una giusta osservazione, però c'è un punto che poi nel centro-sinistra, nel centro-destra in questo momento hanno espresso un candidato sindaco e questo probabilmente pesa anche, perché poi dovendo pensare a chi dovrà andare a votare,
l'allontanamento della politica poi arriva anche per questo, e forse per dinamiche che non dipendono neanche da chi rappresenta il partito a livello locale, ma sappiamo da dinamiche un po' più ampie. Sì, io questo l'ho sempre spiegato per quanto riguarda, diciamo, la parte politica a cui appartengo io. E ho sempre spiegato che siccome Bari è una grande città, un capoluogo di regione, non è possibile ipotizzare che ci sia una soluzione locale. Bisogna inevitabilmente fare una istruttoria locale che è stata fatta e poi trasferire altrove le decisioni finali, perché ci sono dinamiche diverse che vengono in gioco. Questo non interessa ai cittadini, però io credo che il sindaco è una figura importantissima di un comune che deve amministrare una comunità, ma ci sono innanzitutto le linee programmatiche che vanno seguite, c'è una squadra da mettere in campo, quindi io non mi fermerei soltanto al punto decisivo, importante del sindaco. Io vorrei anche che i cittadini capissero appunto cosa mi propongono i vari schieramenti, le persone che vengono messe in campo insieme al sindaco, perché la squadra che può portare i risultati, da solo il sindaco ha difficoltà. Ecco, infatti io credo che la discrasia che abbiamo notato è proprio questa. Noi abbiamo percepito un forte apprezzamento personale, umano, del sindaco attuale da parte dei cittadini, e poi però dati di sondaggio che dicono che i servizi comunali sono pessimi, quindi apprezzano la persona, però nello stesso tempo dicono che i servizi che quella persona dovrebbe offrire sono servizi invece che sono non assolutamente idonei e Chiaro. Siamo fuori tempo massimo. Chiedo scusa all'ascoltatore che era in attesa, ma purtroppo non riusciamo a prendere questa telefonata. Un dato è certo, che comunque ci sono molti aspetti che comunque ancora raccolgono l'insoddisfazione da parte dei cittadini, e quindi, insomma, speriamo che la prossima amministrazione di centrosinistra, di centrodestra o di qualsiasi altra posizione politica, insomma, riesca a risolvere questi problemi. Questo è poco ma sicuro, perché è un dato di fatto che le domande e i questionari che avete raccolto in qualche modo ci dicono che ci sono delle cose che non vanno, e questo, giustamente, come ho detto prima, a prescindere poi dall'apprezzamento personale che ci può essere nei confronti di una persona o di chi che sia. Grazie a Giuseppe Carrieri, grazie a voi, vice coordinatore cittadino di Forza Italia, per averci un po' illustrato i risultati di questi questionari raccolti proprio tra i cittadini nei gazebo nel corso di queste settimane. Noi andiamo in musica per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo.